Nessuno si libera da solo. Nessuno libera un altro, ecco queste cosiddette scuole. E allora scopri che ci si libera tutti insieme. Bell'ingallo! Quando sono arrivato in comunità ai primi tempi, mi ricordo lo chiamavano vecchio, però io l'ho sempre chiamato Gallo. Poi quando le cose magari erano più serie, allora Andrea. È il progetto della comunità, l'autogestione, il progetto è bello, ma siamo ben lontani da poterlo realizzare. È una frase della Irma, non era una comunità solo per tossici o disagiati, ma era una porta aperta per chiunque si sentiva di non avere un posto in questa società. Le radici non sono cambiate, cioè la porta aperta era nel 1970 e si tenta anche adesso. Indubbiamente sono cambiati tante volte i modi, perché la storia è cambiata, cioè che si pensi agli ultimi, non a chi ha già dei redditi. Ma se tu pensi che la patrimoniale proposta da due parlamentari del centro-sinistra è stata avversata da tutto il centrodestra, ma anche da buona parte del centro-sinistra. Roba da matti. A San Benedetto, 50 anni fa, si è aperta una porta. Accoglienza, ascolto, condivisione, solidarietà, fraternità, giustizia, impegno personale e comunitario, servizio. Ti chiediamo, Signore, la forza di mantenere ancora aperta questa porta. Viene davvero da dire, abbiamo fatto delle cose impossibili. L'impossibile diventa possibile, la strada si traccia camminandoci sopra. Andrea dormiva in una camionetta con altri tre ragazzi, in una brandina. Mi ricordo che i primi tempi che uscì l'AIDS, due dei tanti ragazzi che si sono ammalati li ha voluti in camera con lui. Qui è un porto di mare, eh? Oh, bene, qui c'era della gente che stava male, quindi casini ne succedevano. A mezzanotte, all'una, alle due suonava il campanello. Se una persona era veramente bisognosa, aveva bisogno di una mano, Andrea non è che andava a guardare la moralità dei ben pensanti. Prima aiutava la persona. Noi viviamo qua 24 su 24, anche con le persone che vengono anche da fuori, in mezzo alla strada. Sai, io vengo anche una storia breve, ho vissuto in mezzo alla strada, galera, cioè ho fatto una vita di merda, capisci? Grazie a questo posto qua sono allontanato da tanti guai. I servizi pubblici avevano questa mentalità. Tu vieni da me, però ti devi recuperare. Ma dove sta scritto che ti devi recuperare? Uno ci prova. Ma Belin, non puoi dirgli tu devi, è il discorso del lago, no? Tu tiri fuori un pesce da un lago che è marcio, lo medichi, lo curi e poi se lo ributti di nuovo in quel lago lì che è marcio, sto Belin di pesce si ammala di nuovo, c'è poco da fare. Ma le ragioni che hanno animato la comunità San Benedetto 50 anni fa sono vive ancora oggi. Prostituta, clandestino, migrante, tossicodipendente, quelle storie sono persone che devono riprendere una loro dignità, ma che spesso sono ai margini di un pensiero dominante, conformista, che non li tiene in considerazione. E quindi in sintesi, il vecchio Gallo di Genova che cosa vi dice? Riprenderò una frase del subcomandante Marcos. Camminate domandando. Pace in prega. Buona prima! Nel 1970 è iniziato qualcosa che continua e continuerà sempre, perché c'è sempre un'emarginazione, c'è sempre un'emarginazione e c'è sempre qualcuno che ha bisogno di qualcun altro, e quel qualcun altro ci deve essere, e la comunità di San Benedetto è nata per questo.